Buongiorno, nel video precedente abbiamo affrontato un argomento davvero molto complesso, articolato, ma senz'altro fondamentale e importantissimo per comprendere il pensiero di Bergson e fare anche un confronto tra la considerazione del tempo in Bergson stesso, in Sant'Agostino, ad esempio, in Proust e anche in Pirandello. E abbiamo visto come il tempo viene visto come una entità, quindi non misurabile sostanzialmente, ma un'entità che fa parte della nostra coscienza, della nostra profondità spirituale, e quindi è qualcosa che viene vissuto al di là della scansione del tempo, secondo quello che è la scansione delle scienze esatte, matematiche, una scansione di un aspetto, di un passo dietro l'altro, quanto piuttosto il ricordo di avvenimenti che si sono sì succeduti, ma che interagiscono con fatti del presente e con fatti evidentemente del passato e preludono a questioni che si dipaneranno nel futuro. Bene, ora vediamo sempre un po' anche in quest'ottica, perché comunque il discorso regge nell'ottica di una certa qual continuità tra le tematiche di Bergson. Vediamo invece quello che è l'evoluzionismo per Bergson. Egli addirittura ipotizzò in un periodo di sostanziale fiducia nel positivismo, qualcosa di differente nel campo proprio dell'evoluzionismo. Bene, nel suo testo, L'evoluzione creatrice, Bergson riprende proprio il motivo della durata e la eleva proprio a una sorta di principio primo metafisico. E che cosa fa in questo modo? Beh, spiega appunto l'evoluzione, spiega l'evoluzione creatrice nei termini di un principio che è semplice e che è sostanzialmente rappresentato dallo slancio vitale. Virgolettiamo, per ricordare proprio quello che egli disse, un'azione che di continuo si crea e si arricchisce, di continuo si crea quindi secondo l'ottica di una permanente ricreazione delle cose, degli aspetti, degli avvenimenti, e si arricchisce di aspetti evidentemente nuovi. Quindi una sorta di forza creatrice comunque universale, uno slancio alla creazione universale che è nello stesso tempo che ha le caratteristiche di evoluzione e di originalità. In questo modo Bergson può anche proprio controbattere sia l'evoluzionismo deterministico di Spencer sia invece quello finalistico. Vengono respinti ambedue questi tipi di evoluzionismi in quanto, secondo Bergson, sono tutte e due allo stesso modo negatori della spontaneità e della ricchezza del processo reale, cioè ci sarebbe quindi una spontaneità, una ricchezza intrinseca al processo reale che, secondo Bergson, viene però caratteristiche che vengono però insomma negate sia da parte di quello finalistico e sia da quello invece deterministico. L'uno e l'altro, infatti, dice Bergson, si risolvono nell'affermazione che un tutto è dato, mentre, e virgolettiamo di nuovo, Dio non ha niente di fatto, egli è vita incessante, azione e libertà, quindi è spirito creatore, afflato vivente, spirito però generatore continuamente, generatore e rigeneratore. Quindi, così, dice Bergson, una corrente di vita dotata di una forza che è continuamente, incessantemente esplosiva e che è intellettualmente non definibile, ha attraversato l'universo, dando in questo modo origine a innumerevoli correnti e tentativi e sviluppi anche, e manifestazioni. E continuamente avvengono questi tentativi, manifestazioni, sviluppi ed esplosioni di nuova vita e di nuovi fatti anche proprio che già si creano nella vita che già insomma esiste. Quindi in quest'ottica la vita naturale cresce naturalmente, si sviluppa, usa di nuovo questo termine di esplode in varie direzioni, vuol dire che si manifesta in varie situazioni, tutte diversificate, ma tutte comunque convergenti verso un unico principio che però appunto si differenzia in tante magnifiche differenziazioni, tutte aventi però una loro ragion d'essere ed una loro ragion logica, ma anche una logica di fantasia e di bellezza inusitata. E in questo modo si dà luogo a quelle distinzioni che tanto noi apprezziamo, ad esempio, tra una pianta e un animale,
ma anche nel campo della persona e anche delle forme più intelligenti tra istinto e intelligenza, ad esempio, quindi con caratteristiche che sono fra loro nettamente diversificate e che sono addirittura contrapposte. L'intelligenza, ecco, quest'ultima porta l'uomo alla coscienza e alla costruzione quindi di concetti, gli permette di astrarre e quindi gli permette di categorizzare, gli dona quegli strumenti che sono operativi e che sono tipici della scienza. Quindi la scienza spiegata appunto in quest'ottica di meravigliosa esplosione, quasi fantasiosa proprio, di uno slancio vitale che si manifesta in modi assolutamente differenti. Forme vuote, come le definisce proprio Bergson, sempre più astratte che giungono proprio a frantumare la durata reale e a imporre etichette, simboli statici a una realtà che invece è in perenne movimento ed è in perenne slancio, un po' come abbiamo già visto nel video precedente, che tutto si ricrea e tutto viene rivisto alla luce di ciò che è già capitato, ma non in una mescolanza indistinta, quanto piuttosto in un arricchimento per ciò che è già stato alla luce di ciò che in questo momento avviene, di esplosione fantasiosa, e di ciò che poi avverrà. Ecco, la scienza più, diciamo, eminentemente, preminentemente intellettualistica, con le sue categorie, per forza, volutamente convenzionali, che sono poi semplicemente connesse e anzi sottomesse e anzi subordinate alle necessità pratiche della vita, si rivela così in questo modo assolutamente incapace di cogliere, di anche solo avvicinarsi, anche solo toccare o prolungarsi verso l'essenza più autentica della vita organica e dello spirito. Allora, occorre per questo usare uno strumento superiore all'intelligenza e occorre sfruttare le capacità simpatetiche dell'istinto che, allargato all'intuizione, diventerà capace di installarsi dentro l'oggetto. Ecco, l'intuizione che cos'è quindi? L'intuizione è un organo di una reale conoscenza della realtà, partecipa a questa stessa realtà, ne è connessa, la identifica. E è quella, come viene definita da Bergson, e quindi virgolettiamo, quella simpatia mediante la quale ci si inserisce nell'interiorità di un oggetto per coincidere con ciò che c'è in esso di unico. Ecco, questa è la definizione che ne dà. Allora, in quest'ottica Bergson che cosa fa? Elabora una metafisica, sì, certamente, ma evolutiva, di stampo spiritualistico, ecco qui che ritorna quindi una certa qual forma di spiritualismo in opposizione, in controtendenza a quelle che sono le tendenze positivistiche con cui la scienza veniva vista dell'epoca, capace in questo modo di spiegare lo sviluppo della realtà come, abbiamo detto prima, con questa esplosione di magnifiche differenze, come libera creatività. Si esprime proprio in questi termini e usa proprio queste due parole, libera creatività. Che proprio perché è libera creatività, quindi proprio perché è tale, non può essere ridotta all'interno di quelle schematizzazioni che a questo punto sono davvero fuorvianti per un aspetto e sono assolutamente devianti, ma anche impoverenti, diciamo così, la scienza tradizionale. Ecco, queste sono schematizzazioni della scienza tradizionale che non. All'interno della quale non può essere ridotta invece la libera creatività di cui ci parla per l'appunto Bergson. E questa è davvero stata una visione nuova, fresca, diciamo così, che ha portato, rispetto ad una visione davvero sempre tutta standardizzata, qualcosa di davvero nuovo, un entusiasmo nuovo anche proprio. Andiamo adesso all'ultima opera che analizziamo, ed è Etica e Religione, che è un saggio del 1932, tradotto in italiano con le due fonti della morale e della religione, che troviamo appunto in questo libretto, in questo libro, ad esempio, che raccoglie le tre opere, e raccoglie appunto, oltre all'opera che conferì il Nobel nel 27 a Bergson, appunto anche queste altre opere. Bene, qui vengono prese per
centrali, le tesi fondamentali di Bergson, che vengono anche estese al campo quindi morale e religioso, quindi tutto un susseguirsi sistematico e molto logico del pensiero di Bergson. La natura ha, diciamo, spinto l'uomo verso l'evoluzione sociale, ma con uno sviluppo che peraltro, come abbiamo visto, quindi non è predeterminato, non è preconfezionato come per gli animali, ma è contrassegnato da scelte libere. Qui veramente sembra già di vedere anche un po', ancora Kierkegaard, ecco, con la famosa possibilità di scelta attraverso vari bivi o trivi addirittura. Solo che qui avviene anche a livello biologico, evidentemente, con varie possibilità, varie opzioni. Nella società di un tempo chiusa, antica, conformistica, la religione, che comunque con i miti aveva posto un argine alle forze dell'individualismo, ha la funzione di conservazione dell'organismo sociale. A questa forma così atavica è contrapposta da Bergson la possibilità invece di una società che è aperta e dinamica, che è nata dalla rivoluzione spirituale del cristianesimo e arricchita dagli sviluppi della scienza e dell'industrialismo. È bellissima questa visione perché davvero abbiamo la rivoluzione spirituale del cristianesimo cioè associata davvero a tutti quelli che sono gli sviluppi della scienza e dell'industrialismo. Quindi Bergson non è contro la scienza, tutt'altro, qui ne ha sempre parlato, ma vede davvero una sorta di fantasia della scienza, come coloro che vedono una certa estetica nella matematica, che c'è una certa bellezza intrinseca della matematica, e non staticità, grigiore, insomma, e evoluzionismo per coordinate sistematizzate in un certo modo, no, qui anche per salti, per deviazioni impreviste, ecco. Allora, la speranza è che con un nuovo salto evolutivo, infatti qui si parla di salto evolutivo, non a caso, in essa potrà svilupparsi una religione che sia assolutamente, totalmente attiva, un nuovo misticismo che però sia capace di contenere le forze negative scatenate proprio dalla stessa intelligenza, tra l'altro, dell'uomo. Ecco, questo è il suo pensiero finale. Ecco, diciamo ancora quello che rappresentò Bergson per la cultura europea, certamente è tutto intriso di Bergson, è difficile così scindere e dire esattamente ciò che fu, ma diciamo semplicemente ciò che fu più direttamente influenzante la cultura e ciò che ancora oggi ritroviamo. Allora diciamo semplicemente che la filosofia di Bergson si diffuse rapidamente, soprattutto negli anni che vanno tra le due guerre mondiali. E tutto ciò in contrasto proprio con l'intellettualismo scientista e con la fiducia nel positivismo, la fiducia più sfrenata, e anche come riaffermazione del valore teoretico dell'intuizione al di sopra dell'intelletto. Quindi recuperava proprio lo spiritualismo che c'è in noi, la capacità di ipotizzare con fantasia ciò che avviene. Ecco, ancora prima quindi che in campo filosofico profondissima è stata la suggestione nell'ambito della letteratura e delle arti. Come abbiamo visto, tutto ha addirittura influenzato intellettuali come Proust e poi anche come Valéry, Paul Valéry, il simbolismo, l'ermetismo e anche l'impressionismo pittorico. Ecco, dobbiamo ricordarle queste cose in modo da poter comprendere anche i fenomeni che vediamo appunto nelle altre arti. La filosofia di Bergson, che è una filosofia sotto questo aspetto innovativo, porta alla più, diciamo, avanzata espressione il neospiritualismo di Ravasson e la filosofia della contingenza di Boutroux, ed ebbe anche ripercussioni nel campo dell'estetica, come il futurismo, appunto, della filosofia epistemologica e religiosa con Leroy e James e politica con Sorel. Lo sforzo di superare il positivismo, che sempre ci fu in Bresson, ma anche in altri autori, come abbiamo visto, sfociò in particolare in una sorta di misticismo e di rinnovamento romantico. E poi anche importantissimo il confronto tra Bergson e Einstein per quanto riguarda il concetto di tempo. Ricordiamo la relatività del tempo di Einstein, che a questo punto si confronta con le idee, ricordiamo la relatività del tempo di Einstein e il concetto di tempo per Bergson, e il confronto è già bell'e che fatto. Quindi sul concetto proprio di tempo, che coinvolse peraltro anche altri intellettuali, altri filosofi importanti come l'americano Whitehead e poi anche Poincaré e Mead, e tutto ciò influenzò in modo notevole, marcatissimo, l'epistemologia contemporanea. Grazie, alla prossima puntata, arrivederci.